Dopo gli annunci sull'essere diventata mamma, il matrimonio, Naomi Campbell si è sposata ma in gran segreto. Lo assicura a Novella 2000 una fonte molto vicina al neo marito della super top, che è un volto noto e ha 16 anni meno di lei. Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai. Pochissimi i dettagli sulla cerimonia. Stando a quanto trapelato, infatti, le nozze sono state blindatissime, ma è emerso che lei ha indossato un abito firmato Dolce & Gabbana in pizzo nero, lui uno smoking bianco estivo. Ma non sono stati certo gli abiti a determinare il maggiore sborso di denaro, dicono le fonti, perché sembra infatti che il matrimonio si sia stato celebrato a bordo di uno yacht da 22.000 euro al giorno. Naomi Campbell si è sposata. Nozze segrete col super VIP. E così Naomi Campbell è diventata la moglie di Mohammed Al-Turki, magnate saudita del cinema. È il primo matrimonio per la modella oggi 54enne. Nel 1993 ebbe una relazione con il bassista degli U2 Adam Clayton, e dal 1998 per 5 anni è stata legata a Flavio Briatore con cui ha mantenuto ottimi rapporti. Chi è il marito di Naomi Campbell? Mohammed Al-Turki ha 38 anni ed è CEO della Red Sea Film Foundation. È un produttore che sostiene e promuove i film in Medio Oriente, nominato da GQ Middle East, l'uomo dell'anno 2022, per il suo contributo al cinema. Tra i film più noti da lui prodotti, La Frode, del 2012 con Richard Gere, 99 Homes, thriller del 2014 con Andrew Garfield, e Confini e Dipendenze, del 2021 con Gary Oldman. Il produttore è molto attivo sui social. In questi giorni ha mostrato il suo arrivo a Venezia per l'inaugurazione dell'81esima mostra del cinema, con Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, e solo qualche giorno fa, sempre dall'Italia, condivideva gli scatti dal matrimonio più glamour dell'estate 2024, quello di Ed Westwick e Amy Jackson.